Introduzione vocale questa volta per eliminare parti di video che allenterebbero soltanto il progredire della storia di almeno mezzo video oppure più, e già c'è la costruzione della build precedente che era troppo. Ricompletato il forte, ho portato velocemente a termine le due taglie che richiedevano di eliminare i bruti spartani e altri soldati spartani perché spawnano tutti al campo sulla spiaggia della Megaride. Ho smanettato un po' con la build veleno, combattendo anche nella battaglia di conquista e sopravvivendo, provando l'effettività della build, anche se tuttora vorrei sciogliesse i nemici e non siamo ancora a questo punto. Dunque riprendiamo da questo momento, così questo video diventa intriso di roba importante. Rumori di sedia. Dunque, off-screen sono andato a dare i sigilli dei polimarchi atenesi a Lisandrio e sono arrivato abbastanza vicino al livello 41. Ora, trovandomi in Laconia, potrei andare subito dalla Mami a proseguire con la quest principale. Comunque sia, con la nave io mi trovo molto vicino sia a Tera, dove si prosegue l'altro punto e dove bisognerebbe andare, anche se qui ho già sincronizzato illo tempore, e a Creta, dove bisognerà andare prima o poi per sgominare tutta quanta la setta. E non solo. Perciò, visto che il viaggio rapido qui ce l'ho, in Laconia ce l'ho e a Creta no, io direi di andare prima a Creta, teletrasportandomi comodamente sulla Drestia, che ho lasciato da Polifemo praticamente, e poi almeno sincronizzare qui. E poi proseguire, io direi andare a Tera successivamente. Io direi di sì, di andare a Tera. Quindi impostiamo la rotta. Penso, non so, dov'è che può essere un porto qui. Soltanto che l'ultima volta che ci sono andato non l'ho visto. Vabbè. Si fa un viaggio rapido, si va. Has been lost for hundreds, if not thousands, of years. But your journey has exposed mysteries which have left me with no answers. Perhaps you will discover something. Purtroppo Rosa ha cominciato a parlare prima che riuscisse a registrare, ma comunque si riferisce a Creta, chiaramente. La civiltà minoica. E tra l'altro una delle cose, delle prime cose che si studia, nonostante non ci siano grosse informazioni al riguardo, una delle cose più importanti però che si sa è che Creta non aveva difese, non aveva mura difensive, cioè aveva già il mare a difenderla. E non c'erano proprio altre civiltà vicine, cioè queste sono isole vulcaniche, non ci abitava nessuno. Non c'erano altre civiltà vicine che potevano attaccarli. Quando invece qualcuno l'ha attaccati, qua sono stati spazzati via senza fare troppi complimenti. L'altra cosa interessante, importante che si sa, anzi che si dovrebbe sempre sapere, è qui il punto d'osservazione, dove cacchio sto andando? È che c'erano, mi pare, due tipi di scrittura. Mi pare, cioè mi pare solo a Creta. La lineare A e la lineare B. E credo che quella decriptata praticamente, cioè quella comprensibile adesso, è la lineare B, mentre la lineare A no. Perché parlo di scrittura? Perché dopo che sono stati spazzati via loro, sono scomparse tutte le tracce di fonti scritte, di cose scritte per anni, e quei secoli vengono chiamati secoli bui apposta. A tal proposito, i poemi omerici sono stati composti durante questi secoli bui. Come fanno a essere stati composti se non si scriveva? Sono stati composti oralmente. L'Iliade e l'Odissea, che tra l'altro non erano separate, erano proprio un unico blocco, di circa 40.000 versi in totale. Sono 40.000 versi che gli Edi, cioè quelli che cantavano, perché Aedu era quello che canta, il poeta cantore, ecco, se li imparavano. Cioè, l'ultimo Edo ha imparato 40.000 versi di Iliade e Odissea insieme e le cantava per farle conoscere la gente. Perché l'ultimo degli Edi? Perché non sono stati composti in poco tempo, sono stati composti in decenni, forse anche secoli. Il primo Edo ha cominciato, il secondo ha imparato il pezzo che ha scritto il primo, che ha composto il primo,
poi ha aggiunto del suo. Il terzo ha preso quello che era stato composto fino allora e poi ha aggiunto una terza parte. Il quarto ha aggiunto, eccetera, eccetera. Tanti, tanti aedi. E allora chi cacchio è Omero? O uno dei più importanti, o uno dei più prolifici, uno dei più conosciuti, per cui delle fonti sono rimaste. Come sono state messe per iscritto l'Iliade e l'Odissea? A un certo punto un tale Pisistrato, tiranno di Atene, ha detto: ma perché non le mettete scritte? Perché nel frattempo si erano fatti prestare l'alfabeto fenicio, cioè tutti i greci, non solo gli ateniesi, si erano fatti prestare l'alfabeto fenicio, probabilmente uno dei primissimi alfabeti esistenti. Ci hanno cambiato qualcosa, hanno impostato un po' di regole ed è tornata la scrittura. Per questo Pisistrato non fa del tutto schifo. Ma comunque, noi qui abbiamo finito. Andiamo a Terra. Ed è qui che diventa veramente Assassin's Creed. Ecco qua. A Terra io avevo trovato, quando ero andato l'altra volta, questo oggetto missione. Una tavoletta con scritto: mentre proseguivo le mie ricerche tra rovine minoiche, ho trovato uno scritto che ci dava una porta. La traduzione mi ha fatto capire. Lineare B. La traduzione mi ha fatto capire che gli specchi già rinvenuti sono parte di un unico meccanismo. Allineati gli specchi e tornato nelle rovine, ho trovato un ingresso che conduceva sottoterra. In fondo alla grotta c'è un ennesimo passaggio che porta chissà dove. Domani aprirò quella porta e scoprirò cosa c'è là. Interessante nozione il fatto che, ok, Assassin's Creed Odyssey fa questa cosa per cui se tu sai già dove andare, dove trovare il Penore, puoi tornarci e lo trovi lì. Ma se per sbaglio arrivi a Terra prima di questa missione, il raggio di luce degli specchi che funziona da meccanismo per aprire la porta non si manifesta. Come funzionerà questo meccanismo? No, non così. Tan tan. There, that should work. Now to try the door. Finally, now to find what lies within. C'è qualcosa là dentro. Why would my father be here? Già, chissà. It's hot in here. Beh, sono pur sempre isole vulcaniche, per un motivo. I should watch my step. Questo è interessante. Ma non so perché sto tenendo la torcia. Tiè, vola. Già si comincia a vedere un tipo di struttura diversa. Ed è strano che lei non si faccia domande, ma ok.
What is this place? Time to take a dive. Per quanto sia figo questo momento, temo stia per essere, non dico rovinato, però ecco, io la prima volta che l'ho visto sono rimasto tipo, ah ok, ma perché? Icaros! Come sei entrato, un mistero? Traitor. Greetings, Cassandra. Welcome to Atlantis. Atlantis? Impossible! I thought it was just a myth. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? My name is Pythagoras. I'm your father. Pythagoras? That doesn't make any sense. He died decades ago. Yes, almost a century if memory serves. And yet, here I am, standing before you. And Icarus is? My oldest and dearest friend. I sent him to watch over you. And now, here you are. Beh, penso un po'. Quando ho visto sta cosa io... Ma... Perché? Perché? Cioè... Onestamente non mi ha convinto. Mirini, my mother, she sent me here to find you. Mirini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than any one mind can comprehend. Why was I sent here? What's my role in all of this? I want answers. There is knowledge in this place. Powerful knowledge. In the wrong hands, its secrets could bring about the downfall of humanity. We cannot allow others to discover this place. We must find a way to see it from the world forever. I don't understand any of this. I'm a warrior, not a scholar. We all have a purpose, Cassandra. Yours was to help me protect the secrets of Atlantis. You're right. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed, and the artifacts to open them are missing. So, I need to find the artifacts and return them to Atlantis. I've collected information that hints at where these artifacts may be located. However, they are incredibly powerful. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back, but I still have questions for you. And I have answers. For now, though, take this. It's part of a key to access an artifact that is hidden in Viotia. I have an ally trying to find the second half as we speak. Questo caricamento che cosa ci dice? Che è arrivato il momento della parte noiosa. Vera, we found Atlantis. Atlantis. Let me check your vitals. You're delirious. We've been searching for an Isu artifact with reality bending powers, and this bothers you?
Pythagoras was born around 570 BCE. That would make the man in that cave nearly 150 years old. What could possibly be keeping him alive? The staff of Hermes Trismegistus. Mrs. San, you were right. I'll help you pack up the gear. Thanks. Let's roll out. Abbastanza poco ispirati loro due comunque. Comunque. I've reached the coordinates. The series of caves we detected should be right under me. My equipment's ready. Preparing to dive. Layla, you have no idea what's down there. There could be sharks. I prefer that to Templars. We'll keep an eye out for Abstago. Good luck, Layla. Thanks. I'm heading down now. There has to be a way in. I'll find it. Bene, mi sbrigo, ma soltanto perché Layla mi sta sul cazzo. Wow! It's more elaborate than I could have imagined. How did they build all this? What I wouldn't pay for an Isu toolbox. This is different from Egypt. Some aesthetic elements in common, but... Sì, è architettura veterofuturistica, non so. Paleofuturistica, tiè. Get out of this diving suit before I start exploring. It's real. I made it. Layla to Altair 2? I'm in. Do you have visuals? Yes. By the gods, Layla. It's Atlantis. By the How gods. How are you feeling? Any nausea from the pressure change? No, I'm fine. These rooms are amazing. Think, Layla, think. There must be a way. Something has to power up this place. I'm re-entering the Animus. I need Cassandra to show me how she got farther inside. Sì, effettivamente è stato un po' stupido, tipo, vedere dove Atlantide fa... Ah, ok, dai, andiamo subito, dai, ta-ta, senza cercare nient'altro. Bene. Scusate, ma ok. Abbiamo delle altre missioni, dunque. C'è proprio un nuovo filone principale. Riporti erano fatti ad Atlantide, in Beozia, Citera, Lesbo e in Messara. E in Messara, appunto, ci siamo andati prima. È qui. Anzi, è qui. Ma, comunque, Creta, insomma. Citera. Non abbiamo direzione. Serve un fantastico svolgimento di quest. Poi abbiamo detto a Lesbo. Di nuovo, in qualche modo, legato a una quest. E cos'era che aveva detto? Ah giusto, e poi in Beozia il primo. Esatto. Chiediamo qualcosa a Pitagora, va? Al Daddy. Anche un po' più velocemente. Wow, che saggezza, signori. I know there's not much time, but I need answers. I imagine you have many questions. Sì, è quello che ho appena detto. I have questions about my family. The sentimental and emotional connections form. Between people have always irked me. I knew Mirini would fail to stay detached. Ma che pezzente. Why did you come here and leave my mother and me in Sparta? I was never going to raise you. Our duty was to continue our ancient bloodline and ensure there was someone strong enough to do what was necessary when the time came. You could have brought us here with you. And you would have been unprepared. If you've been here all these years, how did you meet my mother? We're both descendants of the people who built this place, just like you. We knew that we had an obligation to preserve our lineage. That's when you agreed to make me. In a manner of speaking, yes. Why is the cult hunting our family? It is our family's destiny to control the power in this place. In our blood lies the key to unlocking the secrets of Atlantis.
So they want our blood? You have a destiny, my child, to destroy the cult and their influence on the Greek world. You threaten everything they have striven for, because you have the power to oppose them. They've tried to destroy me and failed, and they'll never control me. That's all I wanted to... Non è detto. I want to know more about Atlantis and your work. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. All I can offer for now is a hint of enlightenment. Bene, cosa ti tiene in vita? Oh, this place is like a tomb. How did you live down here, and for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life, so that I may continue to learn from this place. Bene. You call it Atlantis. What exactly is this place? I believe it was a city long ago. A place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its first primitive settlements. It was perhaps some kind of library where the ancient ones stored information. Interessante. I've heard enough. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding steles. And the path to answers will illuminate. I should go. Yes, there is much to do. Bring back the artifacts quickly. The longer we wait, the greater the risk of Atlantis being discovered. Già, già. La prima volta che sentivo parlare di Atlantide in nei trailer di Odyssey è stato appunto in un trailer in quello dei... come si chiama, dei contenuti post-lancio, del DLC in particolare. Diceva, il primo, l'eredità della prima lama, ti permetterà di scoprire di più su Darius. Il secondo, i misteri di Atlantide, ti fanno vedere proprio quella scena, questa schermata qui, praticamente. Questo. Con le... come si chiama in italiano? Con le mante, ecco. Fatto ciò, non so, sai perché... Sarebbe anche bello fare questa questline tutta insieme. E intanto dedicarmi al resto, così intanto finisco quella e faccio una cosa per volta. Ditemi pure la vostra, assolutamente. Perché così, cioè, adesso, quando mi ci trovo, che non so, passo vicino, passo in prossimità di membri della setta, di una quest o una cosa che so che fa uscire allo scoperto un membro, per esempio... combattere dalla parte di Sparta, mi pare, in Acaia. Poi le cose che resteranno da fare nell'endgame si fanno poco per volta. Detto questo, abbiamo degli obblighi familiari in Laconia. Volevo aggiornarvi sulla build. Che cacchio ho detto? Sulla build. Sullo stato in cui siamo, che è veramente quello di OP, che ormai è inutile grindare per arrivare al livello 50, ormai inutile, soltanto per aumentare un po' quella probabilità lì di attacco critico, probabilità con attacco critico al massimo, cioè possiamo andare avanti anche tranquillamente, ma tranquillamente, cioè. Che belli lupi, non mi hanno aggrato. Questo per dire che ormai posso andare avanti a tamburo battente con la storia. Poseidon will never favor them as he does the Athenians. Già, il problema è che, come abbiamo già discusso durante la serie, non è Poseidone che favorisce o che ne sfavorisce. Sono loro che sono degli incapaci e devono chiedere le navi a Corinto. Poi in realtà ci sarebbe anche altro da dire riguardo Sparta, l'organizzazione dell'esercito, eccetera. Che il gioco dipinge non così bene, onestamente. E per necessità di... non direi bilanciamento, ma di identità, ecco. Con la controparte di Atene. Cioè, tra Atene e Sparta ci sono tipologie di soldato nemico. C'è il tipo fesso, il sofficino. C'è quello un po' fesso proprio resistente, il bruto. C'è quello un po' più tecnico, che è l'oplita. Mentre Atene c'ha i tiratori scelti. Insomma,
Sì, ho sentito. Però non dipinge bene perché, cioè, Sparta dovrebbe essere fottutamente imbattibile o comunque dovrebbe essere molto minore in numero. L'esercito di Sparta, infatti, è organizzato non così bene, così pensa. Quelli bravi erano gli Spartiati, quelli della classe alta, mentre il resto dell'esercito non era così ben organizzato, non era neanche così bello forte. You made it. I trust the seas were favorable. Poseidon might be the only one not trying to kill Mai me. sono arrivato per And did terra. you go to Thera? Did you find him? I did. What did he tell you? He told me where I'm from. And where I must go. So now you know the truth. I'm not his daughter. I'm just a weapon. That is the furthest thing from the truth. You were brought into this world with love. Non è vero. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. I don't know how to feel. I spent some of the happiest days of my life here. And some of the worst, too. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Già, Mirene non concepisce il fatto che i suoi figli siano stati concepiti, anzi sua figlia sia stata concepita per uno scopo e non per altro. Ma è così, difatti. Cioè, mostra questo attaccamento anche a Sparta, che è la città che praticamente ha devastato tutta la sua famiglia. Che è, cioè, per noi è innaturale. Noi non lo diremmo, penso. Però al tempo, anche per esempio l'esilio era una cosa peggiore, cioè era una sorte peggiore della morte, in sostanza. La gente preferiva morire che non essere mandata in esilio. Questa deviazione in realtà io non la capisco onestamente. Lei dice: no, prima devo mostrarti una cosa. Che cosa? Una cazzata, onestamente. This is where I first trained you to use your spear. Ah, ok, forse no. Hesitation only hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Scusate, ma foreshadowing. Those children will be ripped to shreds. We should help them. Cassandra, wait! You mustn't interfere. This is Spartan training territory. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. Esatto, svolgere quest'altro incarico secondario, tra virgolette, non... Ma che caspita! No, ok, avrei dovuto fare Nobel. Lasciamo che si affrontino e poi vediamo se Mirina è troppo debole per servire a Sparta. Ma guardate. Sì, in sostanza quella deviazione non cambia assolutamente niente. Io ho sempre fermato i lupi e sempre è stata Mirina a fare: no, che cazzo fai?